Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piomba addosso come un laccio. Infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Carissimi fratelli, questa mattina la Chiesa si concede dall'anno liturgico che abbiamo celebrato. Abbiamo fatto un bel percorso insieme attraverso le tappe del tempo liturgico. Abbiamo celebrato i misteri della nostra fede, che facendo un bilancio dovremmo comprendere che qualcosa è maturato dentro di noi, qualcosa che è maturato per questo nostro rapporto con il Signore. Ma ancora il Signore ribadisce, perché ha sempre quella parola di sollecito per noi, affinché, se non abbiamo ancora conquistato quello che realmente Lui ci chiede attraverso la nostra adesione con la volontà, perché se non c'è la volontà potete fare anche 100 ore di adorazione. La vita non cambia. Una volontà che si esprime in quella che è l'indicazione che Gesù stesso ci dà attraverso la parola, e che oggi ce lo dice in modo particolare, no? State attenti a voi stessi. Noi pensiamo, ecco, che viaggiando nelle nostre sicurezze spirituali siamo al sicuro. Il nemico è sempre in agguato, e sempre noi possiamo scoprire questa pesantezza del cuore, questa sfiducia che ci accompagna anche nella nostra relazione con il Signore, e tanti altri sentimenti che ci impediscono, che paralizzano proprio il percorso che il Signore ci chiede di fare. L'uomo ha sempre bisogno di avere dei punti di riferimento, di indicazione, perché sappiamo che i nostri cammini, soprattutto quello con Dio, non è un cammino facile. Magari fosse così semplice e facile, avremmo soprattutto tanta gente che sarebbe più alla sequela del Signore, riempirebbero di più le chiese. Ma la vita che conduciamo, la vita che viviamo, si esprime soprattutto in quello che sono un po' i nostri fabbisogni umani, i nostri desideri umani, e che, se non si realizzano come vogliamo e come diciamo noi, entriamo in quella dimensione di oscurità, di buio, di tempesta, dicendo che il Signore non è con noi, che il Signore non ci guida, che il Signore ci ha dimenticato.
E allora questa spiritualità dell'avvento che si propone da poco in modo immediato può essere l'opportunità per ricominciare un cammino in attesa di incontrarci con quella luce che sicuramente incontreremo nella notte del 25, la notte del Natale nella grotta di Betlemme, guardando quella luce immensa in quel bambino che sarà capace di rinnovare, se lo vogliamo, il nostro cuore e la nostra mente. Per questo allora, come possiamo porci questa domanda? Come possiamo accogliere il tempo che si presenta davanti a noi per consolidare in questo tempo di avvento la nostra attesa di Dio nella nostra vita in un modo reale, semplice, umile ed equilibrato. In questo cammino sicuramente ci può dare una mano ad alzare lo sguardo verso il cielo la Vergine Maria, che è la fanciulla dell'ascolto ed è la signora dell'avvento. San Bernardo di Chiaravalle in una sua orazione scrisse: «O tu che sei immerso nelle vicissitudini della vita, e più che camminare sulla solida terra, hai l'impressione di essere sballottato fra tempeste e uragani. Se non vuoi finire travolto dall'infuriare dei flutti, non togliere lo sguardo dal chiarore di questa stella. Se insorgono i venti delle tentazioni e se ti imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se vieni assaliti dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, dell'invidia e della gelosia, guarda la stella e invoca Maria. Se l'ira, l'avarizia o le lusinghe della carne scuotono la tua anima, guarda la stella e invoca Maria». Ecco allora il segreto per poter accelerare un cammino più profondo di unione con Dio, pregando Maria in questo tempo di avvento insieme con lei, perché lei più di ogni altra persona è stata la donna dell'attesa, ha vissuto prima l'attesa del Messia, così come la sua fede ebraica le avevo insegnato a vivere. E a questo, quando è subentrato lo sconvolgimento dell'annuncio, Maria non si smarrisce nel panico, ma con quel suo equilibrio umano spirituale, avendo saputo anche la notizia della sua parente, si mette in viaggio, in questo lungo viaggio da Nazareth ad Encaire, per aiutare questa sua cugina Elisabetta nell'ultimo tratto della sua gravidanza. E così Maria vive il mistero dell'accoglienza di Dio in Gesù, che si fa carne nel suo grembo, e vive la carità verso la sua parente, che deve portare avanti anche lei questo progetto di Dio. Fede, carità, uniti nella speranza, che sono soprattutto questi due pargoli, questi due bambini, Giovanni Battista, che sarà il precursore, e Gesù, che vincerà nel mistero della passione, morte e resurrezione la nostra morte e il nostro peccato. Per questo allora in Maria dobbiamo ringraziare Maria, perché ha saputo riconoscere e attendere quella realizzazione del piano di Dio
che era vissuto nella sua fede quotidiana, senza avere un'attesa spasmodica, ma soprattutto un'attesa di affidamento. Impariamo da lei quindi a vivere anche questo tempo di attesa in avvento con quella filiale fiducia che trasmette una calma, una pace ai nostri cuori. Come è impossibile vivere celebrazioni, nutrirsi di Cristo e poi esplodere in atteggiamento di ira e di angoscia. Com'è possibile far scatenare dentro di noi questi conflitti tra il bene e il male quando noi veniamo a Gesù per far regnare nel nostro cuore la sua pace, il suo amore, la sua compassione, la sua misericordia? Noi amiamo il cielo e un giorno desideriamo di stare nella vita eterna con Dio, perché saremo al sicuro eternamente, quindi saremo liberati dal peccato e dalla morte. Ma Maria ci insegna che per entrare nella vita dobbiamo conformarci ogni giorno alla sequela del Figlio, come ha fatto lei. Maria aveva tutte le carte in regola per poter fare un po' la manager del Figlio, cercando di fare una distinzione tra i discepoli, tra la gente che lo seguiva, da quelli che potevano disturbare la quiete del Figlio, da quelli che potevano tentare anche la vita del Figlio in tanti modi. Gesù ha incontrato tutte le categorie umane, dalla prostituta quello che era l'imposto degli affari, quello che potremmo dire oggi delle banche. Eppure Maria ha saputo mettersi al posto che Dio l'aveva dato, nel silenzio e preghiera, e ha fatto sì, e ha imparato dal Figlio ad accogliere tutti, con la speranza che si potessero ravvedere e convertirsi, avvicinare al suo Figlio per ottenere la salvezza eterna. Il suo cuore di madre si sta lì. È per questo che spera che chiunque entri nella casa del Figlio, tutti si possano salvare. È chiaro, non si salva, come dice Sant'Alfonso, chi non lo vuole, chi non prega. È chiaro che si prendono anche provvedimenti per chi non vuole aderire a un progetto di Dio, di salvezza, no? Il Signore sa lui come dividere il grano dalla zizzania. Noi dobbiamo imparare con il cuore di Maria a stare sotto la croce, in silenzio, preghiera, offerta, donazione, e si rimprovera a volte con l'autorevolezza della vita, non c'è bisogno nemmeno di parlare. Si fa capire quando ci è nella non verità, con atteggiamenti anche della propria presenza, con la propria espressività di agire e di comportarsi. L'uomo di Dio mette a disagio. Pensate a Madre Teresa di Calcutta, che andò a ritirare il premio Nobel davanti a uno scenario di tutte le categorie. Quella donna chissà quante persone ha messo a disagio, perché quando si porta Dio, quando si porta il Signore, e chi non ce l'ha, che sta nelle tenebre, che sta nell'oscurità, per volere o non per volere, quello lo sa solo Dio, sente un certo disagio, perché si genera quel conflitto tra il bene e il male, che alla quale Dio sicuramente avrà delle sue finalità che noi non conosciamo. Noi abbiamo una tentazione forte che dobbiamo sicuramente
combatterla in questo tempo di avvento, di interpretare i pensieri di Dio, non per noi ma per gli altri. Abbiamo bisogno di affidarci di più, come Maria, che ha saputo rinnegare, Maria, anche le proprie attese, le proprie aspettative, pur di voler fare, compiere la volontà del Padre. Chissà questa donna quanti desideri aveva, che poteva anche lei, no, in certo qual modo, avendo il Figlio di Dio, proclamare, pontificare, fare tutto quello che le spettava come ruolo e come scena. Eppure lei, che è grande, perché Maria? Per la sua umiltà. Quest'umiltà che la porta ad essere discreta, quest'umiltà che la porta a essere sempre sul punto di essere ma non essere, quell'umiltà che la porta ad essere incisiva con la sua potente preghiera e che quasi a volte il mondo non se ne accorge. Questo modello di mamma c'ha tanto da imparare ai nostri cuori. E noi l'amiamo, noi la veneriamo, veniamo per pregarla, adesso siamo proprio nella novena dell'Immacolata, però Maria si aspetta qualcosa di più, un qualcosa di più che nasce da un desiderio di lasciarsi veramente trasformare interiormente. Io penso che questo tempo di avvento, un dono meraviglioso che può soprattutto aiutarci per crescere nella fede insieme con Maria e chiedere al Signore il dono del distacco interiore. Siamo troppo attaccati al nostro io, ci offendiamo subito, ci soffriamo subito, siamo subito in preda a dei sconforti, scoraggiamenti. Io capisco, la nostra natura umana è quella, è una natura umana che è segnata dal peccato, dalle ferite, dall'abbandono, da tutto quello che volete. Chi di noi non ha passato dei momenti di grande difficoltà, perché magari nelle famiglie dove siamo nati ci sono state delle problematiche, nei luoghi dove abbiamo vissuto siamo stati traditi, e poi vivere costantemente con queste maschere di ipocrisia che incontriamo nel lavoro, nelle strade, nei quartieri, dappertutto, ma non dobbiamo però omologarci a questo tipo di vita che si è instaurato. Dobbiamo avere la maschera di Dio dentro di nostro cuore, il volto di Dio, scusate, più che la maschera, il volto di Dio dentro di noi, che ci fa vedere la vita nella sua verità, nella sua luce, e mi fa essere un'anima che si offre, si dona, che prega con docilità, con pazienza, con fermezza. E voi pensiate che, avendo un ruolo del genere, certamente incappiamo in quello che potrebbero essere per il mondo fuori noi, passare per stupidi, passare per senza personalità, pensando che gli altri possano fare anche di noi quello che gli pare e piace? Assolutamente non è così. Quando si ha la forza di Dio e la forza della preghiera, si è molto determinati, che a tal punto, e ve ne accorgete, alcuni spariscono dalla vostra vita perché non sopportano la vostra determinazione, la vostra autorevolezza spirituale, oppure vi attaccano in un modo da vigliacchi alle spalle. Ma noi siamo figli di Dio, figli dell'amore, figli di Maria, siamo benedetti e protetti e non dobbiamo aver paura di nulla. Importante che riusciamo, con l'aiuto del Signore, nella nostra fede a conservare la limpidezza e la purezza della verità della fede, rispetto a quella fede che si esprime in un tornaconto di egoismo personale, e poi, ripeto, ci si improvvisa ad essere tutti grandi maestri di insegnamento per gli altri,
danno tutti buoni consigli per gli altri, ma non se li danno a loro stessi, perché preferiscono più fare il male agli altri che pensare invece loro di educarsi a fare del bene. E allora la Vergine Maria ci direbbe, come disse Gesù alla Vergine, lei ce lo ripete a noi: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ecco a che cosa serve l'Avvento. Ecco cosa trarre dall'esempio di Maria per esercitarci in questo tempo di Avvento. Due verbi importanti: ascoltare e osservare, e mettere in pratica. L'Avvento deve essere una scuola di ascolto, di perseveranza. Quanto ha fatto Maria, ha prestato ascolto all'annuncio dell'angelo Gabriele e alla voce di Dio che gli giungeva attraverso proprio Gabriele e chiedeva a lei, soprattutto in pratica, la perseveranza. Davanti a un mistero così grande, sarò madre, sarò... tutto questo, Maria però persevera, attende, spera, fida e confida in Dio. E allora, durante in questo tempo, che non è molto lungo, bisogna porsi in un atteggiamento dell'ascolto che necessita anche il silenzio dell'anima. E noi del silenzio ne parliamo sempre lunedì durante la preghiera della Vergine del Silenzio. Sia lodato Gesù.